Ciao Occhio Azzurro, alleanza pro atomo in Europa oggi in risposta anche all'accordo sugli fuel. L'Italia firma l'accordo come osservatore, meglio che niente, insieme ad altri 12 paesi della Comunità Europea, per sviluppare un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari, promuovendo la ricerca e l'innovazione, in particolare però per i piccoli reattori modulari e per i reattori avanzati. Nota congiunta diffusa da Parigi, che è a capo dell'alleanza, al termine di una riunione con la Commissione europea. L'atomo, si legge, è una tecnologia chiave al pari delle energie rinnovabili, vento e sole, per raggiungere gli obiettivi climatici e la neutralità del carbonio entro il 2050. Gli Small Modular Reactor sono reattori sempre a fissione nucleare, più piccoli però di quelli tradizionali, circa 300 MW. Pensiamo che la centrale di Zaporizhzhia ha una potenza di quasi 6.000 MW e tra parentesi oggi dovrebbe essere visitata da Rafael Grossi, il capo dell'Agenzia per l'Energia Atomica, che attraverserà la linea del fronte per entrare nell'impianto e cercare un accordo Russia-Ucraina sulla centrale. Ma tornando ai mini reattori, sono reattori tradizionali raffreddati ad acqua, oppure sono reattori sempre mini ma di quarta generazione, raffreddati ad elio o metalli o sali fusi, piombo, ma di base hanno un sistema di raffreddamento passivo, cioè sfruttano la fisica per spegnere la reazione in caso di emergenza. Invece, nelle centrali tradizionali, come ad esempio Fukushima o Zaporizhzhia, l'impianto di emergenza è legato a generazioni diesel, che possono essere appunto spenti da fenomeni esterni come un maremoto o dalla mancanza di approvvigionamento di combustibile come per la guerra. Il vantaggio dei piccoli reattori è che sono modulari, possono essere assemblati come pezzi del Lego che sono stati costruiti però altrove, montati in pochissimo tempo, spostati dove servono e non vincolati ad una localizzazione fissa, cosa che rende molto meno impattante per la popolazione la loro localizzazione, che non diventa un per sempre. Ulteriore vantaggio dei mini reattori di quarta generazione è che vanno oltre l'idea di Enrico Fermi, che accese il primo reattore nello stadio di Chicago il 2 dicembre del 1942, usando l'acqua come moderatore dei neutroni per avviare la fissione. I nuovi reattori invece usano reattori neutroni veloci, che possono bruciare direttamente combustibili nucleari sempre, ma non tradizionali, come l'uranio 238, di cui c'è una grande abbondanza nella crosta terrestre, che è il famoso uranio depleto, oppure il torio, e sono raffreddati ad elio. Ultimo ma non ultimo, i mini reattori costano poco e quindi sono facilmente bancabili, cioè finanziabili, e realizzabili anche in paesi con un basso PIL. Quindi energia per tutti, a basso costo e senza effetto serra.